Cari amici, buona giornata. Quest'oggi parliamo di sport, ma di sport di calcio, ma di calcio quello vero. E quando dico vero intendo quello di una volta, quello di tantissimi anni fa. Torniamo dietro di 57 anni e parliamo di una gloriosa squadra ligure, il Savona, che purtroppo oggi naviga, reduce purtroppo da tanti fallimenti, nelle retrovie dei campionati dilettantistici liguri. Era infatti il 4 settembre 1966 e gli striscioni erano stati promossi in Serie B. La presidenza era di Fausto Gadolla, che purtroppo non si godette quella promozione. Infatti al penultimo turno il Savona giocava una partita determinante a Valdagno con il Marzotto e Gadolla volle andare in panchina per stare accanto ai suoi ragazzi. Ma a pochi minuti dalla fine, al 41esimo del secondo tempo, sullo 0-0, risultato che andava benissimo al Savona, la tragedia. Il presidente si sentì male per lo stress, per la tensione e nonostante i soccorsi morì poco dopo. Non riuscirà quindi a vedere la sua squadra, i suoi ragazzi, gli striscioni in Serie B l'anno seguente ad affrontare Genoa e Sampdoria. Torniamo alla cronaca sportiva. In Coppa Italia il Savona neopromosso in una squadra di giocatori molto forti come Furino, Gittone, Fascetti e per la Serie B poi arrivarono anche l'ex genuano Glauco Girardoni e Pierino Prati, giovanissimo e già forte, affrontò al Bacigalupo, stipato all'inverosimile, la corazzata Juventus, la Juventus di giocatori forti come Sivori, Cinesinho, Anzolini. Erano in 20.000 sugli spalti del Bacigalupo e tanti altri erano appesi ai cancelli esterni dello stadio. Già allora esistevano i portoghesi. Fu una partita vera nonostante in campo l'evidente disparità di forze. Si giocava per la Coppa Italia, partita secca, e capitan Persenda e compagni tennero testa orgogliosamente agli avversari che, come dicevo, si chiamavano Anzolin, Salvatore, Del Sol, Leoncini, Sivori. Vediamo queste splendide immagini in bianco e nero che ricordano quella gloriosa giornata. Era un altro calcio, un calcio più umano. Un calcio dove a fine gara i giocatori uscivano assieme agli avversari per andare a casa, magari in autobus. Era il 4 settembre 1966 ed il Savona di Furino, Gittone e Fascetti affrontò al Bacigalupo, stippato sito all'inverosimile, la corazzata Juventus. Erano 20.000 a tifare striscioni, con tanti altri appesi ai cancelli esterni dello stadio. Già allora esistevano i portoghesi. Fu una partita vera, nonostante l'evidente disparità di forza in campo. Si giocava per la Coppa Italia, una partita secca, e capitan Persenda e compagni tennero testa orgogliosamente agli avversari che si chiamavano Anzolin, Salvatore, Cinesinho, Del Sol, tanto che i regolari 90 minuti si conclusero sullo 0-0. Ercole Rabitti, il trainer del Savona, aveva azzeccato tutte le mosse e i presenti raccontano di un Eriberto Herrera furibondo con i suoi nell'intervallo ed alla fine dei 90 regolamentari. Lo stesso Rabitti che qualche anno dopo prese proprio la Juventus a metà campionato dopo che mister Luis Carniglia l'aveva portata sull'orlo della retrocessione, salvandola dopo una rincorsa incredibile. La favola savoneve però si interruppe al quinto del primo tempo supplementare, quando ci pensò il numero 9 bianconero De Paoli a spezzare l'incantesimo. Per la cronaca, queste le formazioni scese in campo oltre mezzo secolo fa. Savona, Ferrero, Zoppelletto, Persenda, Fochesato, Pozzi, Natta, Gittone, Fascetti, Fazzi, Furrino, Navarrini. Juventus, Anzolin, Gori, Leoncini,
Bercellino, Castano, Salvadore, Favalli, Cinesigno, De Paoli, Del Sol, Menichelli. La rete, come abbiamo detto, di De Paoli al quinto del primo tempo supplementare. Una gara, quella tra Savona e Juventus del 4 settembre 1966, da ricordare ai nipoti, magari increduli di tale impresa degli striscioni savonesi. Veramente un calcio d'altri tempi. Purtroppo il Savona nel campionato successivo, 1966-67, retrocesse subito in Serie C, nonostante avesse in testa alla classifica canonieri Pierino Prati e Glauco Girardone. Si parlò di una combine all'ultima giornata tra Catania e Venezia, ma nulla fu provato. Resta comunque questa splendida pagina di sport e di ricordi. Quando il Savona di Capitan Perzenta, una istituzione, impaurì la corazzata Juventus. Buona giornata a tutti da Franco Ricciardi.